abbiamo il comandante Lopresti, poi abbiamo il caposquadra di Stefano, poi abbiamo un giovane ausiliario, si chiama Giuseppe De Simone. Alla mia sinistra abbiamo il caporeparto Farrugio e il vigile Chessari. Una vigile del fuoco, sappiamo anche che un intervento può essere fatto sempre meglio, quindi qualsiasi cosa è perfettibile. Per quanto riguarda il cinquantenario, per noi è stata una storia un po' particolare per il comando di Ragusa. Come sapete, in giugno c'è stata l'inaugurazione del nuovo distaccamento di Modica. Il direttore generale ha voluto che in quell'occasione ci si riallacciasse, dato che era l'anno del cinquantenario, a questa ricorrenza per qualche cosa di diverso rispetto a quello che sono le normali feste per l'inaugurazione di un distaccamento. E domande pure per il fattore di venire a fare il vigile del fuoco. Tante ragazzine dicevano che volevano fare il vigile del fuoco. Ecco, quindi ne avremo tante magari in futuro, chi lo sa. Addirittura veramente un ragazzino proprio che era un tappeto, diciamo. Adesso mi ritrovo, tutti più piccoli di me li ritrovo. E quindi ho maturato naturalmente in tutti questi anni facendo esperienza personale direttamente con degli interventi che poi al limite si parla di interventi, si parla soltanto di incendi, invece no, come accennava l'ingegnere Lopresti, il nostro lavoro non è soltanto l'incendio, ma bensì un complesso di cose, un assieme di cose, una qualsiasi cosa. Quando i cittadini si trovano in difficoltà, la prima cosa che pensano, chiamano i vigili del fuoco. E le prospettive che il personale chiede, innanzitutto chiede una preparazione, in quanto, come noi sappiamo, la 577 dell'82 ha previsto tra i compiti istituzionali del Corpo Nazionale anche il servizio di vigilanza e di prevenzione incendi. In effetti è stata proprio una vocazione, sin da piccolo si è avuta quella passione che poi alla fine ha fatto in modo di portarci in questo punto, e di avere la fortuna di essere un vigile ausiliare, perché non è di tutti, perché non è come andare a fare andare in esercito, che si arruolano qualunque, quindi è un privilegio. Il CIPAT, Centro di Istruzione Professionale Agricola ed Assistenza Tecnica di Ragusa, organizza per l'anno 1991-92 i seguenti corsi: operatori specializzati di lotta biologica e aziende agrituristiche, addetti alla bovinicoltura, prima formazione agricola, addetti alla lotta fitosanitaria. Ai partecipanti sarà corrisposto un gettone di presenza di lire 8.000 giornaliere. Sarà consegnato materiale didattico, libri di testo e attrezzature per le esercitazioni pratiche. Per le iscrizioni ed altre informazioni rivolgersi al CIPAT di Ragusa, via Guglielmo Marconi 2, angolo via Roma 5, telefono 45 410 65 43 66. Per la tua pubblicità, telefona Radio Nova 46963. Si continua con la musica, si va ad ascoltare il brano di Patrick Hernandez e Belen Thomas, Born to be Alive, la richiesta di Elisa, 46963 per le ultime richieste. We were born to be alive, we were born to be. Il pericolo di avere un insediamento a qualsiasi livello di gente mafiosa, pericolosa per il nostro ambiente, per le conseguenze che avrebbe subito il nostro ambiente. Buonasera, senta, io telefono per esprimere i miei complimenti alla signora lì presente, non so come si chiama. Giovanna Roccuzzo, sindaco Rossetto. Di Monterosso Almo. Grazie, lei è molto gentile. Questo lo so, che il sindaco di Monterosso Almo lo so, alla quale esprimo i miei complimenti a lei e a tutto il consiglio comunale di Monterosso Almo.
Io sono convinto che la reazione della città di Ragusa non sarebbe stata la stessa rispetto a quella che c'è stata nella città di Monterosso, di Giarratana, così come non è stata la stessa neanche nella città di Modica, che pure è stata anch'essa coinvolta in questa decisione. L'assemblea che abbiamo svolto a Frigentini in fondo non era la stessa cosa di quello che è successo a Monterosso e Giarratana. Ma nell'assemblea abbiamo discusso fondamentalmente quello che è il problema principe per ora dei consigli di quartiere ed è il problema di decentramento dei servizi dell'amministrazione. L'esigenza unanime che ne è sortita fuori è proprio questa convergenza di intenti, questa convergenza di posizione da parte di tutti i consiglieri di quartiere, di tutti i gruppi, di tutti i consigli di quartiere, perché nella nostra città finalmente si avvii in maniera pratica, in maniera concreta, quel decentramento amministrativo da tutti auspicato. Consigliere senatore, per il nostro quartiere è quello di un decentramento dell'anagrafe stato civile, perché questo comporta notevoli disagi a tutti quanti per necessità, per vari motivi, debbono recarsi in centro presso il Palazzo Comunale per richiedere certificati di varia natura, il che comporta notevoli disagi per la circolazione, per il tempo che si perde, e chiaramente questo non giova né al cittadino che abita nel quartiere sud, né tantomeno a quanti abitano il centro. Fino a venerdì sera io ho fatto allenamento col Comiso e ero stato convocato per Comiso Caltanissetta. Sabato mattina invece sono partito per Porto San Giorgio col presidente della Virtus Enrico Giummarra. Tutto si è svolto questa vicenda è stata favorita da molte circostanze. Patrizia Rollo alla cestistica. Non soltanto merito mio, anzi io ho contribuito proprio in minima parte. Così come è successo per Enrico, la mia decisione è stata anche improvvisa e un poco voluta dal destino, diciamo, perché anch'io mi trovavo così in una situazione diversa dalla sua, perché non giocavo a Palermo, non avevo possibilità neanche di lavorare lì ed ero un po' così in fase di riflessione. Poi ho incontrato appunto i dirigenti del Ragusa a Palermo che sono venuti lì a disputare una partita. E così parlando, insomma, è venuto fuori qualcosa che alla fine si è concluso bene. Regista Vito Zagarrio. Sono contentissimo di essere qui dopo vario tempo, e l'ultima volta mi ricordo eravamo qui a parlare della Donna della Luna, sì, quindi ho dei ricordi molto belli di questo studio e del momento in cui facemmo l'ultima intervista, perché c'era un film appena in programmazione, appena uscito, e fare un film è sempre una cosa di grande piacere, di grande entusiasmo. E poi adesso sono qui in veste di organizzatore di un festival, ma devo dire che poi è un po' la stessa cosa. Fare un festival è come fare un figlio, e quindi è come fare un film anche, sì, perché c'è un'idea che tu coltivi da tantissimo tempo e poi alla fine questa idea la vedi lì realizzata, con le difficoltà che si possono capire. Fare un festival a Scicli, quindi che non è Viareggio, che non è Venezia, con tutte le difficoltà possibili, anche di educare il pubblico al piacere di stare al cinema. E quindi insomma sono felicissimo che questo vecchio sogno che io avevo da tanto tempo di fare un festival, di creare un momento dove fossero veicolate le varie energie locali davanti al cinema, nel piacere della visione cinematografica, sia lì, sia realizzato. Che vuol dire Costa Iblea? Costa Iblea è la costa appunto del Ragusano, che va da Marina di Ragusa sino a San Pieri, sino a Pozzallo, sino alla Marza, eccetera. Sì, fino però a Noto costa, poi del resto. Ecco, però giustamente, perché fa parte. Però Costa Iblea è la contea di Modica, sì. Costa Iblea è la campagna, la terra, non è soltanto la costa, ovviamente. Per noi è diventata un po' una metafora, no? di una terra, della terra che sta tra Siracusa, Catania e Ragusa, ecco, sì, questo grande spazio. Dove
Sono stati girati tantissimi film, è un enorme set, da Luigi Zampa, questo regista scomparso l'anno scorso, che è un grande maestro, un grande artigiano del cinema, che nel 1947 girò a Modica Anni difficili, sino a Germi, sino ai Fratelli Taviani, sino a, ai film più recenti, sino a Gianni Amelio, che ha scoperto questa zona e ne ha fatto un suo motivo ricorrente. Gli ultimi film di Gianni Amelio, dai ragazzi di Via Panisperna, questo film sui ragazzi che hanno a che fare con i fisici, che hanno a che fare con la bomba atomica, Fermi, Majorana, eccetera. Ponte Corvo, sino a Porte Aperte, film candidato all'Oscar, film molto importante con Gian Maria Volonté, sino all'ultimo, Ladro di bambini, che ancora non è uscito, sono stati girati almeno in parte nella cosiddetta Costa Iblea.